Anche Viale Adriatico, dopo l'asfaltatura e la nuova configurazione dei parcheggi, avrà la sua pista ciclabile, che si collegherà con il tratto già realizzato in corrispondenza del Pesce Azzurro. Continuano quindi le opere che riguardano la viabilità fanese per creare una rete di mobilità moderna e che permetta a Fano di raccordarsi ad un progetto ben più ampio che riguarderà tutta la dorsale adriatica in un prossimo futuro. Entro l'anno ci sarà anche il nuovo piano delle piste ciclabili della città di Fano. Con questo lavoro faremo 1,3 km di nuova pista ciclabile che si inserisce nella ciclovia pedonale adriatica, e anche questa è una novità assoluta perché Fano non si era mai inserita in un discorso di questo tipo. Lo scopo è anche quello di decongestionare lo stretto corridoio pedonale tra i giardini e la spiaggia della Sassonia, che spesso in estate è utilizzato dalle biciclette, ma che, visto l'esiguo spazio a disposizione, ha rappresentato una convivenza un po' forzata e anche mal digerita, soprattutto dai pedoni, che si vedevano sfrecciare i cicli a pochi centimetri. Sì, questa mattina hanno già fatto la prova colore, quindi inizieranno a brevissimo questi lavori per istituire questa pista ciclabile lungo Viale Adriatico, che è una pista importante perché sono 1,3 km e che arriverà fino al Pesce Azzurro, e quindi è una pista importante, sarà a senso unico, e speriamo che in futuro la gente eviti di passare nella passeggiata dove già ci sono intasate di pedoni e passi qui, e crediamo comunque di aver fatto un buon servizio anche in ottica di quel collegamento Fano-Senigallia, che comunque a cui teniamo tantissimo. Quali sono nel dettaglio i lavori che state per eseguire e che sono stati eseguiti in questo tratto? Stiamo eseguendo i lavori che vanno da Viale Ruggeri al Pesce Azzurro, tutto su Viale Adriatico. Abbiamo fatto la riprofilatura delle caditoie, abbiamo portato la quota 00, le abbiamo rese lisce in modo tale che con la vernice della pista ciclabile non si sente nessuno sbalzo e possono essere utilizzate. Thank you.